Piogge incessanti e neve ad alta quota. Il maltempo non accenna a lasciare la provincia. Se la città di Messina se l'è cavata con qualche tombino saltato, qualche allagamento e diverse buche sulla sede stradale, è in provincia che si registrano i disagi maggiori. Ancora in tilt i collegamenti con le Eoli e poi smottamenti lungo i crinali nei Nebrodi. Intanto, dopo la frana di sabato, ieri, sopralluogo del responsabile della protezione civile regionale Calogero Foti e del capo del Genio Civile di Messina, Leonardo Santoro, lungo il tratto di strada provinciale che collega Alcala Rifusi a Sant'Agata Militello, deciso il presidio del personale della ex provincia, che è rimasto in zona per tutta la notte illuminando il tratto di strada interessato con delle fotocellule. Oggi invece verranno posizionate delle protezioni lungo il muro esistente per consentire la riapertura al transito di tutta la strada, che in una prima fase sarà a senso unico alternato. Nel contempo la città metropolitana, proprietaria dell'arteria, procederà a rimodulare un progetto già inserito nel patto per il sud per mettere in sicurezza definitiva il versante. In questo contesto, su indicazione della protezione civile e del Genio Civile, verranno effettuate anche apposite indagini geologiche. Ho già chiesto, afferma il presidente della regione Nello Musumeci, una mappa completa delle realtà maggiormente esposte a ogni tipo di rischio, perché non possiamo continuare a inseguire le emergenze e le falle che si aprono quotidianamente. Dobbiamo capire quali sono le arterie siciliane deboli, quelle vulnerabili e quelle forti. Programmeremo gli interventi e verificheremo se, per i casi su cui dobbiamo intervenire, ci sono già progetti. Se non è così, gli uffici tecnici inizieranno a lavorarci.